Questa è la prima schermata di servizio. Qua c'è anche una musichetta che noi penso che ormai odiamo, però è abbastanza carina. Allora, ci siamo rifatti a questo tipo di grafica che pixel art viene chiamata, ovvero un tipo di grafica dei videogiochi di quando ho iniziato io a fare videogiochi, quindi 8-bit, che diciamo ha uno stile particolare, ma ecco la musichetta di cui parlavo, ma è anche leggera, perché come dicevano le ragazze prima, abbiamo necessità di far sì che il videogioco sia veloce da caricare, in maniera che premiate il link e non stiate ad aspettare 6 ore che il gioco venga caricato, perché sennò vi mettete a fare qualcos'altro. Allora, questa è l'introduzione, che ora vedete a bassa risoluzione, perché proprio per questa versione abbiamo voluto fare un video che potesse funzionare anche su dispositivi di fascia bassa, ma poi diciamo nella versione definitiva sarà tutta perfetta al pixel, come si dice. Comunque qua vediamo l'alieno Zod, che è questo signore qua, che è beato sulla sua astronave che sta pescando, mette a bocca un pesce bello importante, c'è casualmente una tempesta cosmica in quel momento, e allora c'è un paradosso spazio-temporale e lui viene proiettato in un altro universo. Casualmente, per sua fortuna, finisce nei laboratori del Gran Sasso. Ecco, e qua iniziamo il gioco. Quindi qua ci troviamo in una delle gallerie del Gran Sasso. Le gallerie sono questi tunnel di servizio che collegano le sale principali. Abbiamo l'astronave che è funzionante ma va ricalibrata. Chiedo scusa, direttore, quanto sono lunghe le gallerie del Gran Sasso? Sono circa 100 metri, larghe 20 quasi, e alte 20 le gallerie. Grandissime. Prego. Ecco, allora adesso facciamo un piccolo giro, tanto da renderci conto della trasposizione degli ambienti. Ecco, vedete, tutta questa grafica è realizzata con delle mattonelle, le chiamiamo, dei tile, perché così facendo, vedete, questo elemento è riprodotto, noi lo teniamo in memoria una volta sola e lo duplichiamo, quindi così riusciamo a riprodurre grandi spazi mantenendo una grande leggerezza. Ecco, questo per esempio è il palazzo di vetro che abbiamo di fianco all'esperimento Xenon, che lavora sulla materia oscura. Quindi qua ovviamente poi possiamo salire adesso e voi giocherete. Mi raccontavi che ci sono 4 grossi filoni nel gioco. Sì, esatto, nel senso che la trama è divisa in 4 sottotrame che possono essere eseguite in momenti differenti o anche parallelamente, che corrispondono a 4 esperimenti. Quindi abbiamo doppio decadimento beta, astrofisica nucleare, materia oscura e neutrini solari. Sono preparatissimo, ormai so tutto. Ecco, adesso poi ci facciamo spiegare meglio di che cosa si tratta, esatto. Anche se forse non so se sia il caso di spiegarlo o di scoprirlo giocando, forse è la cosa più importante. Ma alcune cose, se riteniamo, anche vedere il processo con cui siamo arrivati a tutto questo potrebbe essere è interessante. Allora, fammi capire una cosa, Ivan. Intanto Zot va in giro, sì, e lui decide, cioè quello che gioca, questa è la mappa, sì, se entrare per esempio in una porta oppure qui cosa sta facendo adesso. Esatto, adesso per esempio ci muoviamo verso prego Alessia. Questo è praticamente la porta esterna della sala C. Adesso entrata all'interno della sala C dei laboratori sotterranei e proseguendo incontrerà Borexino, che è un esperimento che studia i neutrini solari. Quindi qua uno non lo sa dove deve andare, può provare ad andare su una scaletta. Adesso stiamo gironzolando, però può provare ad entrare in una porta, sì, il gioco è quello, scoprire. Però adesso facciamo un piccolo giro. La stiamo prendendo un pochettino larga. Qua siamo tornati nel nostro punto di inizio. Qui abbiamo un laboratorio
di chimica, ovviamente certi aspetti che nei laboratori sono esterni, certo. Qua invece abbiamo messo tutto all'interno. Che è un laboratorio di chimica, lo sai tu perché l'hai fatto, io che ci gioco lo devo scoprire. Ovviamente, questa è una stampante 3D che poi ci servirà nel gioco. Adesso vediamo per esempio, ecco questo, vediamo come è fatto un esperimento. Di che esperimento? Abbiamo visto qualche immagine prima, questo è un esperimento chiamato Luna, quindi appunto è l'astrofisica nucleare. Ecco, adesso per esempio c'è un interruttore che ancora non possiamo utilizzare perché prima dobbiamo parlare con lo scienziato. Praticamente ogni volta che parliamo con uno scienziato inizia questa sottotrama. Quindi questo è uno scienziato dei laboratori del Gran Sasso che ci darà delle informazioni. Esatto, perdonate qualche imprecisione, tipo la finestra che esce dallo schermo. Ecco, vediamo gli scienziati, si vedono apparire un alieno in ufficio, dico, ah, è simpatica questa, non fanno una piega. Ecco, qui da questo momento, anzi, lui ci dice sono lo scienziato che fa questa cosa, quindi noi gli possiamo chiedere aiuto, perché noi abbiamo bisogno di completare, diciamo, il processo di realizzazione di questi esperimenti per acquisire alcuni dei principi fondamentali della fisica del nostro universo, per poter calibrare l'astronave e tornare nel nostro universo. Quindi ci dà delle prime istruzioni che poi potremo sempre chiedere al nostro pesce a tre occhi, e poi da questo momento cominciamo a raccogliere elementi. Il nostro pesce a tre occhi è un help, è un aiuto? Sì, esatto. In adesso... qualsiasi momento noi, se abbiamo dei dubbi, ci rivolgiamo a lui. Esatto. Ma io in laboratorio non ho i pesci a tre occhi. Ecco. Ma è questione di giorni. Ecco, adesso vediamo un altro esperimento. Ecco la cabina telefonica, quando l'abbiamo vista, cioè quando l'ho vista nei laboratori, non sono riuscita a trattenermi dal metterla nel progetto. Ecco, questa è la sala A, qui è dove c'è l'esperimento cuore, appunto quello che abbiamo detto che contiene il metro cubo più freddo dell'universo, e qua per esempio iniziamo un'altra quest, un'altra missione, e così via. Poi diciamo avremo modo di scoprirlo, sì. Anche sentiva, mi fai vedere due immagini di qualche fotografia dei laboratori, sì. Accanto a come in realtà poi sono state rappresentate, mentre le cerchi. Direttore, cosa serve avere qua il metro cubo più freddo dell'universo? Risposta: serve alla ricerca di uno di questi fenomeni così tanto rari che ci permettono di discriminare tra due visioni dell'universo, noi lo chiamiamo doppio decadimento beta senza neutrini, e il motivo per cui serve il metro cubo più freddo dell'universo, perché si cerca questo fenomeno misurando la variazione di temperatura all'interno di cristalli, ma variazione di temperatura del milionesimo di grado, che sono di un milionesimo di grado se quei cristalli vengono tenuti a 10 millesimi di gradi al di sopra dello zero assoluto, ma se già tenessi quei cristalli invece che a 10 millesimi a 10 millesimi di grado sopra lo zero assoluto, a un grado sopra lo zero assoluto, non riuscirei più a misurare niente, perché la variazione di temperatura non sarebbe misurabile. Quindi io cerco un fenomeno che si manifesta come variazione di temperatura, che però è abbastanza grande per le mie capacità di misura solo se lo faccio a bassissima temperatura. Temperature bassissime. Allora, cosa stiamo vedendo qua? Grazie per la risposta. Cosa stiamo vedendo qua? A sinistra la fotografia
dei lavoratori veri a destra come sono stati trasposti nel gioco. Qualcuno di voi sta già cercando di scaricarlo, ragazzi? Vedo che state smanettando coi telefoni. Si scarica? Viene? Perché quella faccia lì così spaventata? No, no, tu che alzavi la mano. Funziona, si sta scaricando? Ah, no, questo però non è un colpa di vita. Allora, grazie Ivana. Innanzitutto, tra poco approfondiremo ancora meglio. Volevo tornare a parlare con Francesca Conti, amministratore delegato di Formica Blu. Questa è una prima versione, non è la versione definitiva, giusto? Sì, è vero, oggi vi lasciamo la prima versione di questo videogioco che viene realizzato su 2 anni complessivi di progetto. Tra poco avremo tutte e 4 le storie, ma la cosa più importante è che questo progetto noi lo stiamo realizzando coinvolgendo i ragazzi.